Buonasera, Benedetta Tomaggi, io vi farei un applauso perché avere la Bologna è per noi un grande onore, un grandissimo onore. La resistenza delle donne di Einaudi e ne parla con Cinzia Venturoli, bravissima intervistatrice. Allora, c'è poche cose da dire su questo libro perché il libro va letto più che raccontato, ma sentendo la sua voce vi accorgerete di cosa vuol dire scrivere un libro del genere. Allora, per chi non fosse mai venuto, questo è un ciclo che si chiama La Voce dei Libri, organizzato dal Comune di Bologna e l'Associazione Biblioteche del Comune di Bologna, con il contributo di COP Alleanza 3.0 e il sostegno, perché non esiste cosa se non c'è la risorsa per sostenerlo, di una banca che si chiama BPER. Allora, perché lo dico ogni volta? Dice, ma tutte le volte lo ripeti? Beh, perché è una delle poche banche italiane che finanzia la conoscenza e la diffusione dei libri in Italia, un paese che ha bisogno moltissimo che la gente legga di più. Sapete tutti che siamo il terzultimo paese in Europa come indice di lettori, Quindi è con grande piacere che voi siete qui e mi fa piacere perché tutte le sere abbiamo la sala piena. Allora, poi abbiamo il pregio di avere con noi dei giovani lettori che sono della scuola Galante Garone, che ci sostiene ogni volta e leggendo brani del libro, perché il libro va letto e nel leggere si va dentro, come ho fatto io. Guarda, Benedetta, io ho trovato una frase l'altro giorno nelle mie innumerevoli giacenze di frasi che credo che sia di Pietro Citati, è adattissima alla lettura che ho fatto del tuo libro e che dice: se vogliamo conoscere il senso dell'esistenza, dobbiamo aprire un libro. Là in fondo, nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase, una persona scritta apposta per noi. Questo è un libro che apre la mente veramente a chi lo legge, e dicevo prima con lei, mi ha detto che comincerà quest'anno di andare nelle scuole superiori per far capire a questi giovani cosa è stato questo periodo. E il libro è di una ricchezza. Adesso ci racconterà cosa ci ha messo, cosa ha fatto e via di seguito. Quindi vi ringrazio molto dell'attenzione e grazie ancora di essere venuta qui. Grazie. Allora, naturalmente grazie a tutti e a tutti, grazie a Benedetta e a chi ha organizzato. È veramente un piacere vedere tante persone che hanno voluto questo pomeriggio stare un po' con noi, no? E a parlare di, per parlare di queste cose meravigliose che Benedetta ha fatto. È un libro di ricerca, è un libro di storia, è un libro di storiografia. Dentro ci sono interpretazioni, ci sono metodologie, è un libro scientifico, ma al tempo stesso è come avere l'enorme privilegio di essere davanti al fuoco ad ascoltare le voci di quelle donne. Voci che si completano, che si alternano, che ci scaldano, ci fanno sorridere, ma ci fanno anche piangere, ci fanno commuovere, cioè noi ci muoviamo con loro, ci guidano, sono le nostre radici, le nostre sorelle. Con loro condividiamo il pane e le rose, ci immergiamo nelle loro vite. Stavano facendo la storia quelle donne, ma come loro dicevano, hanno fatto solo quello che si doveva, quello che si poteva, non abbiamo fatto niente. Ma in realtà stavano facendo la storia. È un libro necessario questo di Benedetta, oltre che essere un libro non solo piacevole, ma molto di più. È necessario perché viviamo ormai da troppo tempo come in un eterno presente. Noi abbiamo bisogno di radici, abbiamo bisogno di comprendere quello che è stato, abbiamo bisogno di avere strumenti per combattere la distorsione della storia, abbiamo bisogno di toglierci da quell'uso, quell'abuso che purtroppo da, anche qua da molto tempo, con dei momenti sempre più gravi, abbiamo di quella storia. E poi è un libro antiretorico. Le donne che hanno fatto la resistenza sfuggivano dalla retorica, e anche questo libro non troverete un filo di retorica, non troverete nulla se non un lavoro serio e un lavoro altamente emozionante, quindi davvero, come si diceva prima, vale la pena di leggere. Io, Benedetta, ti ringrazio per averlo scritto e per averlo fatto.
quindi ti chiederei così, no, di cominciare, poi vediamo, sono tantissimi temi, naturalmente, però proprio io comincerei, ma queste donne che non hanno fatto niente, che hanno fatto quel poco che c'era da fare, poi cominciano a snocciolare cose incredibili, perché l'hanno fatto? Grazie, grazie a Cinzia, grazie a tutti, mi alzo un secondo così vi saluto tutti, che siete tanti, e veramente grazie. Perché? Cosa dice il capo? Ok, la introduco io, ok. Allora, no, mi prendo solo un momento per dire, oltre a ringraziarvi di essere qui, per ringraziare ovviamente Romano Montroni che ha organizzato, la Sala Borsa che mi ospita, e in modo particolare Cinzia Venturoli, che è una vecchia amica, e è molto modesta, e Cinzia Venturoli è dentro questo libro, poi vi spiegherò come mai, perché lei è una delle preziose persone, se in questo libro c'è storiografia e c'è metodo, perché io ho voluto che ci fosse non solo la coralità delle donne partigiane, ma c'è anche una comunità di studiose, che ormai sono tre generazioni di studiose, a cui ho potuto appoggiarmi e che hanno recuperato questa storia di donne per le altre donne. Quindi diciamo, faremo anche, credo, una riflessione su questo. A questo punto ci sono altre due donne qui, io invito la prima, le letture sono una sorpresa anche per me, e quindi apriamo la presentazione con una lettura dal libro. Grazie. Sono varie e molteplici le strade che portano alla resistenza prima dell'8 settembre e anche dopo. Tante altre donne restano a lungo ai margini per paura o per necessità. Il vero volto del fascismo si rivela loro proprio mentre, immobili, defilate, stanno a guardare, finché davanti ai loro occhi non passa qualcosa che non possono sopportare. Tina Anselmi, partigiana, poi sindacalista, deputata e prima donna ministro della Repubblica, vive il suo momento fatale a 16 anni e mezzo. Era il 26 settembre 1944 ed ero a scuola. Frequentavo l'istituto magistrale a Bassano del Grappa quando i fascisti costrinsero tutti gli studenti a recarsi in Viale Venezia, ora Viale dei Martiri. I fascisti e i tedeschi avevano compiuto un grande rastrellamento sul Grappa, avevano catturato 43 giovani e li impiccarono agli alberi di Viale Venezia. Tra quei giovani c'era il fratello della mia compagna di banco. Costrinsero la popolazione, noi studenti, ad assistere all'impiccagione. Fu uno spettacolo orrendo. Alcuni bambini svennero, altri piangevano, tutti erano sconvolti. Questo episodio, l'ultimo di tanti, ci obbligò a dare una risposta concreta a un interrogativo che ci ponevamo da molti mesi. Cosa possiamo fare? Stiamo qui e guardiamo. Potevamo assistere alla sofferenza e a quello che avveniva intorno a noi senza fare niente? La scelta non è facile. Ritornati in classe, ricorda Anselmi, scoppiò tra noi compagni una discussione violenta. Ci siamo persino picchiate. C'era chi diceva che i soldati avevano fatto bene perché quella era la legge e loro l'avevano fatta rispettare. Chi difendeva le ragioni dei partigiani perché la legge non può andare contro i diritti della persona. Stranisce pensare alla futura ministra che fa a botte con le compagne. Ma una guerra civile è anche questo. Spesso si rompono amicizie, persino le famiglie si spezzano. Mentre le militanti della sinistra si riallacciano alle lotte dei decenni precedenti, molte altre donne
cattoliche soprattutto, fino ad allora estranee alla politica, sono spinte a prendere posizione e a partecipare attivamente alla resistenza, dall'orrore per la guerra, dal bisogno di fare qualcosa per mettere fine alle barbarie. Un moto spontaneo dell'animo, un sentimento istintivo, che come nel maternage di massa sboccia in un impegno incessante e politico, anche quando resta fuori dalle ideologie. Dovevamo agire per non aggravare la situazione, spiega Tina Anselmi, per non sentirci corresponsabili dei massacri. Noi odiavamo la morte, ma eravamo pronte a impugnare le armi per avere la vita. È la guerra alla guerra, ideale potente, che animerà le organizzazioni delle donne nella resistenza. Allora, la lettura ha già cominciato a rispondere alla domanda che mi hai posto, perché è proprio una lettura che parla di una motivazione molto importante che porta tante donne a fare questa scelta. Non potevano più stare a guardare. Le donne, come tutti, sono stanche di guerra, però c'è questo fatto potente che dicono proprio, ed è una cosa, io oggi sono stata di nuovo tutto il giorno a leggere le trascrizioni delle interviste che sono state raccolte in questo progetto meraviglioso Donne, Guerra e Politica dell'Università di Bologna negli anni 90, e sono tante le donne che usano proprio questa immagine di non poter più stare alla finestra. E qual è la cosa forte però? Che mentre gli uomini che fanno la scelta della resistenza in qualche modo sono indirizzati quantomeno dal fatto che tutti gli uomini in età di leva o dovevano tornare al fronte oppure dovevano nascondersi, e chiaramente chi diventa partigiano è quasi sempre qualcuno, no, che per sfuggire alla coscrizione obbligatoria e al lager va in montagna, va in campagna, insomma si nasconde. Le donne no, la società, le loro famiglie, i loro compagni, i loro fidanzati, spesso i loro genitori, si aspettavano che quelle ragazze, che quelle donne stessero a casa alla finestra. Quindi in realtà nel fare questa scelta, adesso giustamente la lettrice ha restituito l'aspetto dell'emozione, però io devo dire che quando ho letto, riletto questa testimonianza di Tina Anselmi, sedicenne, insomma ce l'abbiamo in mente tutti la Tina Anselmi ministro, no? Quindi una figura anche molto austera, molto seria. Cioè a 16 anni erano delle ragazzine cattoliche in collegio e si sono menate su questa cosa tra ragazze. Questo dà il senso anche di quanto fosse sanguigna la questione. Però soprattutto queste ragazze, queste donne che fanno la scelta della resistenza rompono completamente con i codici di comportamento, con quello che ci si aspetta da loro. E quindi le donne, prima di rischiare materialmente, di rischiare di subire violenza, di rischiare la vita, di rischiare le torture, comunque mettono a repentaglio la loro reputazione. Quindi è una cosa che dicono loro per prime. Ci sono donne anche appunto molto di origini umili. Come diceva Cinzia, richiamavo un elemento che quando ti avvicina a queste storie ti lascia senza parole, cioè l'understatement femminile, no? No, ma non ho fatto niente, niente di speciale. E poi è molto bello quando invece delle donne senti che si rendono conto di quanto è importante quello che hanno fatto, e una delle prime cose che rivendicano con orgoglio è: la donna è stata una scelta sua. Queste sono le parole proprio che usa una ex partigiana, no? Per dire, lo dicono più raffinatamente le studiose, le donne sono le sole vere volontarie della guerra di liberazione. Ripeto, non per togliere nulla all'impegno maschile, ma perché le donne non avevano nessuna pressione esterna, no? E si mettono a disposizione perché appunto hanno questa carta vincente, che sono le uniche persone che si possono muovere senza destare sospetti eccessivi. Quindi un primo elemento è questo essere
stanche di guerra, essere sopraffatte e non voler essere complici. C'è anche, e esce, diciamo così, esce più sotto traccia, questa è stata la mia impressione, un elemento di molto forte di inquietudine e insoddisfazione personale. Questa è una cosa che è venuta fuori nella memorialistica, perché è una cosa che, diciamo così, non era conveniente dire, è una cosa che comincia a uscire nei racconti qualche decennio dopo. Però per molte donne scegliere la resistenza è una scelta di rottura con proprio i ruoli che erano imposti a una donna. Per cui abbiamo sia quelle che a un certo punto confessano: io non volevo fare la fine di mia madre, io pensavo che nella vita ci potesse essere di più che sposarmi e avere dei figli, io volevo essere qualcuno. E poi ci sono proprio persone, che donne, che evadono da una situazione troppo difficile, per cui ci sono, e lì devo dire il numero di storie, per quanto statisticamente prevedibile, mi ha impressionato, ci sono donne che sfuggono a un contesto di violenza familiare o relazionale. Oppure ci sono le donne che, a cui la vita degli anni dell'Italia, del fascismo, va troppo stretta. Allora abbiamo per esempio una Marisa Ombra, che scrive un bellissimo libro di memorie, e lei in realtà diventa anoressica nell'adolescenza, no? In anni in cui, immaginatevi, un'anoressica nel 38, nel 39, nel 40, no? Non c'era neanche il nome per la malattia, infatti lei se ne rende conto dopo, perché il mondo perde improvvisamente di significato. Allora lei racconta: io ho cominciato a guarire quando mio padre ha portato a casa dei volantini e mi ha messo lì a preparare le matrici per fare i volantini clandestini. Oppure c'è un'altra figura bellissima, che sarà una delle 500 donne che si conquistano posizioni di comando, in questo caso di comando militare, Elsa Oliva, nome di battaglia Helsinki, che entra nella resistenza dopo che già era scappata di casa, sia perché c'era una situazione familiare disastrata, perché il padre era fondamentalmente crollato in una specie di cupa depressione, e poi perché coltivava il sogno di essere artista. E quindi è molto forte questo elemento di ricerca di liberazione personale nella grande guerra di liberazione. Poi ovviamente ci sono invece le donne le radici del cui impegno affondano più indietro nel tempo. Nella lettura che avete sentito c'è un veloce riferimento, ovviamente qui parliamo del mondo anarchico, del mondo socialista e poi del mondo comunista. Ci sono delle storie, devo dire, assolutamente formidabili, e sono le donne, diciamo così, la generazione delle anziane. Poi mi fa ridere dirlo, ti guardo, perché cioè, già io a 46 anni sarei stata vecchia, no, nella resistenza, perché poi leggi le testimonianze e quelli vecchi erano i trentenni, no? Quindi i parametri sono proprio cambiati, no? Ed è stato fondamentale che fosse una storia di persone così giovani. E queste donne, appunto, che sono donne nate a fine 800, inizio 900, negli anni 10, sono quelle che hanno cominciato a impegnarsi nelle leghe delle lavoratrici, sono le mondine protagoniste delle grandi lotte, sono le operaie che comunque, tutte le lavoranti, sono donne che, se va bene, se hanno studiato tanto, sono arrivate alla quinta elementare, perché comunque tutte raccontano: io sono andata a lavorare a 10, 11, 12, al massimo 13 anni, e loro scelgono la politica per un contatto prepolitico potente con l'ingiustizia. Ed è molto bello, c'è un'amplissima collezione di queste storie che è stata appunto raccolta da una delle antenate di questo libro, che è Bianca Guidetti Serra, ex partigiana, avvocata con tutta una importante carriera a servizio, no? Sempre di cause dalle implicazioni politiche. E lei nel 77 va a intervistare le compagne, che sono innanzitutto le sue compagne di militanza, e ne esce un libro in due volumi bellissimo, pubblicato da Einaudi, in cui ci sono le storie proprio delle radici. Allora ci sono queste storie di lotta
e ci sono le voci appunto di queste donne assolutamente formidabili, e loro sono un'anticipazione di quello che è poi la resistenza, cioè l'esempio di donne di ogni classe sociale, spesso senza istruzione, poi ci sono ovviamente anche le poche mosche bianche, le universitarie, le pochissime professioniste, però sono queste donne che entrano nella storia e danno una prova di sé formidabile, perché tu hai queste donne che fanno un'attività politica di livello molto alto, sofisticato, quelle che vanno per esempio in clandestinità in Francia e allora diventano, no? Come dice Maria Bronzo, io ero diventata il mago delle frontiere, no? Per cui una che fa missione su missione su missione finché non viene arrestata e poi mandata al confine a Ventotene, ma poi sono donne che imparano una o due lingue, diventano traduttrici, fanno un'attività politica e organizzativa di alto livello. E ovviamente queste donne insieme ai loro compagni saranno un po' il nervo, no? Dell'organizzazione in clandestinità della resistenza. E poi in realtà last but not least, perché è forse così tra le categorie quella anche più affascinante anche per la storia che è in storiografia, ci sono quelle donne che diventano protagoniste del maternage di massa. Il maternage di massa è una categoria coniata da Anna Bravo all'inizio degli anni 90 per dire che cosa? Per dire che a cavallo dell'8 settembre ha luogo la più grande operazione di salvataggio collettiva della storia italiana. Mentre io lavoravo a questo libro era già passato per le sale il film Dunkirk di Christopher Nolan, non so chi l'ha visto. A me aveva colpito moltissimo perché in realtà, mea culpa, ignoravo, no, questa grande operazione di salvataggio collettivo delle truppe inglesi sulla costa francese, che viene realizzata con un appello a tutte le imbarcazioni private, no? Per cui fondamentalmente, se poi abbiamo avuto una sicura guerra mondiale con gli inglesi che hanno tenuto botta finché poi non sono arrivati gli americani, lo dobbiamo a questa grande operazione di salvataggio collettivo. Bene, il maternage di massa è che le donne a un certo punto, quando ci sono tutti questi uomini allo sbando dopo l'armistizio, semplicemente decidono di aprire la porta della loro casa, per cui nell'essere quello che il fascismo voleva che fossero, cioè delle donne di casa e delle buone madri, trasformano questa caratteristica in un dirompente atto politico di resistenza. Così dirompente che appena nasce la Repubblica di Salò, uno delle prime leggi che varano serve proprio a punire molto pesantemente tutte le persone, e si intende soprattutto le donne, che aiutano o i prigionieri alleati fuggiti oppure i disertori. Perché comunque il fatto che queste donne, trovandosi di fronte, essendo loro stesse stanche di guerra ed essendo state toccate spesso nella carne, negli affetti, no? Molte hanno un figlio disperso in Russia, molte hanno già perso qualcuno, molte non hanno notizie, no, dei loro mariti, dei loro figli, dei loro genitori, dei loro fratelli, allora vedono in tutti questi disperati che non ne possono più di combattere, si vogliono salvare, dei figli, dei fratelli, dei mariti, e allora in quel momento in cui ovviamente non c'era niente, c'era la fame, non c'erano vestiti, non c'era, si inventano di tutto, prima per nasconderli e poi soprattutto per rivestirli. E questa è una parte di racconto, a parte di una bellezza incredibile, perché proprio si sente anche lo stupore di chi l'ha vissuto, ne parlano anche, non lo so, mi viene in mente un passaggio bellissimo di Luigi Meneghello, no? Che lo racconta poi col suo tono sempre molto divertito e dice che c'erano queste donne alla stazione che ancora un po' se li volevano mettere sotto le gonne. Però c'è questa cosa bellissima, e lì più che mai le donne poi quando lo raccontano, ma cos'era? Niente, no? Poi viene fuori che qualcuna è stata mandata nel lager di Ravensbrück in Germania, qualcun'altra è stata condannata per banda armata a una decina di anni di carcere per aver fatto questa cosa, qualcun'altra è stata arrestata e torturata, però era la cosa più normale del mondo, no? Ci sono anche nelle testimonianze degli scontri, magari a me viene in mente una madre e una figlia nel veneziano
la madre è chiusa nel suo dolore, no? Per cui vive nel culto della memoria del figlio disperso e sta conservando i suoi vestiti, e la figlia la scuote e le dice: ma mamma, l'unica speranza che abbiamo, noi rivestiamo questo ragazzo, così qualcun altro farà la stessa cosa per la persona a noi cara da qualche parte, no? Per cui questa pagina del maternage di massa è bellissima, perché in realtà è un momento in cui il personale si fa politico. E questo è un tema, ti ripasso poi la parola, a me ha affascinato molto, devo dire, molto più di quanto non mi aspettassi, la modernità delle parole di queste donne. Nel loro essere totalmente dimesse, antiretoriche, però proprio in questo loro parlare pane al pane, vino al vino, vedi come ci sono delle tematiche che poi attraversano in realtà i decenni e delle volte anche i secoli. Sicuramente, per esempio, in questo momento viene fuori tutto un tema che poi è uno dei temi che io ho scelto, no? Perché il libro è diviso per temi, per temi e per suggestioni, e il tema della maternità, di quasi un ridefinirsi della maternità, e anche un primo momento in cui donne che non appartenevano a un'elite hanno una percezione di se stesse, prima di tutto come soggetti e non necessariamente come persone che hanno un significato e un valore in una relazione, prima di tutto quella di essere madre o di essere moglie, ma possono essere dei soggetti. E poi c'è proprio questo tema di interrogarsi su che cosa sia la maternità e cosa possa essere al di là del dato biologico. Ultima nota sulle madri, che è molto divertente proprio perché è una cosa su cui si accalorano molto le partigiane. Io ho messo delle foto, ce n'è una verso l'inizio e una verso la fine, che in qualche modo rispondono all'iconografia della mater dolorosa. Ovviamente il maternage di massa manda gambe all'aria questa retorica della mater dolorosa, e le partigiane, delle volte Teresa Vergali proprio si arrabbia perché dice: ma guardate che le madri che ho incontrato io, che avessero solo avuto un lutto, addirittura che fossero madri di partigiani magari uccisi, sono donne che in realtà sposano profondamente l'impegno politico, per cui il loro essere madri poi si estrinseca in un impegno che vuole, specialmente se hanno perso il figlio, vuole continuare nel mondo l'impegno dei loro figli perduti. E quindi li vediamo che c'è una genealogia illustre di donne che poi arriva fino alle Madres di Plaza de Mayo e va oltre. Facciamo la lettura. Armate e disarmate, in gonna e pantaloni, tutte insieme. Chi rompe i codici, chi li reinventa, chi se li tiene stretti. Ognuna ha declinato l'impegno nella resistenza a modo proprio. Per celebrare il loro primo anno di vita, nel dicembre 1944, i gruppi di difesa della donna si complimentano con le proprie aderenti attraverso uno dei propri giornali clandestini. Tutte, scrivono, sono state individualmente delle ottime combattenti e hanno fatto sentire la loro forza partecipando a tutte le battaglie combattute dal popolo italiano per la sua liberazione, usando non casualmente una terminologia militare per rendere omaggio a tutti i contributi, armati e non. La coesistenza tra le diverse vocazioni è pacifica per lo più, anche se non può mancare qualche fisiologico attrito. A volte capita infatti che le partigiane in armi siano percepite come bestie strane anche dalle proprie compagne. Tra quelli che noi infermiere abbiamo ospitato ai DOCS, il complesso di magazzini del quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino, quando c'è stata l'occupazione abbiamo ospitato una donna che aveva un bazooka, che sparava con un bazooka, racconta la ventenne Maria Assunta Fonda Gheidù, quella che aveva scaricato il fidanzato vigliacco, che era stata staffetta, membro del Soccorso Rosso e poi, appunto, capo della squadra di infermiere impegnate a supporto dei partigiani in città. Era comandante di un gruppo di partigiani che arrivavano giù da non so quale valle. A questa partigiana io ho ceduto il tavolo di lavoro dell'ufficio per dormirci sopra, e lei ha dormito su questo tavolo col suo bazooka,
senza mollarlo. Una scena quasi comica ai suoi occhi, si capisce da come lo racconta. Per questo aggiunge subito: «Io non mi sono permessa di giudicarla perché bisognava conoscere le circostanze. Forse lei sarà stata portata a fare la combattente magari per circostanze tragiche della sua famiglia. Le avranno bruciato la casa, le avranno ammazzato i parenti. Avrà avuto un grande odio». Tocca un nervo scoperto, Maria Assunta. Sono naturalmente moltissimi gli stimoli nelle parole di Benedetta, nelle letture. Vorrei seguire due fili. Quello del rapporto con la violenza. Si è parlato di donne in armi. In realtà la questione delle donne in armi è molto complessa. Erano fuori da ogni schema le donne in armi. Qualcuna c'è, naturalmente, la maggioranza ha altri compiti, non bisogna sminuirli questi compiti. Quando parliamo di staffette, parliamo di donne che hanno avuto un ruolo fondamentale. Se noi le chiamassimo ufficiali di collegamento, capiremo molto meglio cosa hanno fatto, perché se no staffetta pare qualcosa così, no? In realtà quelle donne erano essenziali, in realtà quelle donne hanno rischiato ogni giorno più volte la vita, hanno rischiato la tortura, poi magari di questo, della violenza subita, credo che valga la pena parlarne, e molto spesso agivano anche in grande solitudine. Io ricordo quello che diceva Vinka Kitarovic, che è una delle nostre partigiane di Polonia, era una ufficiale di collegamento dei GAP. Lei diceva: io portavo le armi smontate in borsa, le portavo al gappista, il gappista faceva l'azione, io le riprendevo, ma il gappista poteva difendersi, io no. Quando andavo, mi capitava di andare in brigata, ero contenta perché eravamo in tanti, se no io ero sola e c'era la paura. Le donne la raccontano, la paura, perché proprio non vogliono la retorica in qualche modo. E molto spesso vedono questo fatto di non essere considerate, no? Di non avere quel ruolo, come un grosso problema. Anche col nome che viene dato al loro gruppo, gruppo di difesa della donna e per l'assistenza. Ma come? Come difesa della donna? Ma come assistenza? Noi siamo partigiane, nel senso che nessuno ci deve difendere. Però ancora credo, no, Benedetta, nell'immaginario, nella mentalità anche dei partigiani, questa cosa era molto difficoltosa, no? Questo capire, questo accettare. Quindi da un lato, e poi l'altra cosa che vorrei riprendere dopo, il rapporto con la politica e anche la difficoltà di quel ruolo. Tu dicevi la difficoltà, no, del ruolo. Io cito solo un'altra nostra donna, ne citi talmente tante, no, che di alcune però mi è capitato, no, di raccogliere la testimonianza. Amedea Zanarini diceva: mio zio era stato ucciso dai fascisti prima della resistenza, prima della guerra, e mio padre mi diceva: se tu fossi un maschio potresti vendicare tuo zio. E io dicevo: ma perché non lo posso vendicare, diceva Amedea, anche se sono una donna, no? Quindi proprio quella difficoltà, no, che tu dicevi, del capire un ruolo diverso. E quindi il rapporto con la violenza, che è anche questo un altro nodo, credo, fondamentale. Cominciamo da qua, che ho già capito che potremmo stare fino a mezzanotte, ma... Allora, sì, è bellissima quella testimonianza, tra l'altro l'ho rivista oggi. Allora, il tema delle staffette, c'è un capitolo dedicato alle staffette, molto spazio dedicato al tema delle armi, ma cominciamo con le staffette. Questo libro è costruito intorno a uno scheletro di fotografie, no? Sono 145 immagini, quasi tutte immagini d'epoca, qualcuna se non inedita quasi, e a un certo punto io, lavorando con la studiosa che mi ha aiutato con le ricerche iconografiche, Barbara Berruti, le dico proprio: però io cerco di raccontare, no, questa molteplicità di ruoli delle staffette, no?
Poi, per carità, staffetta è un termine affettivamente molto caro alle persone, no? È una parola bella, e la ragazza in bicicletta è proprio, come dire, un'icona, no? L'immaginario della resistenza è prima di tutto la ragazza in bicicletta. Solo che quando ti accosti poi alla concretezza di quello che facevano le donne, ti rendi conto che c'era un universo, cioè non solo erano a pieno titolo degli ufficiali di collegamento, nel senso che loro facevano anche le mappe, no? Facevano attività di intelligence, molte diventano vere e proprie spie, cioè lavorano anche per gli alleati, no? Quindi ci sono delle storie interessantissime da questo punto di vista. Poi sono ufficiali del collegamento a cui vengono anche affidati i comandanti più importanti quando devono cambiare un territorio. Allora è la staffetta che gli salva la pelle, no? Perché abbiamo per esempio un comandante del nord che arriva nelle campagne emiliane e lei se lo prende da parte e gli dice: guarda, se vai vestito così da operaio di fabbrica con la tuta, questa qui è la divisa del cospiratore, cioè proprio ti beccano subito, no? Per cui vieni qua e lo riveste da capo, da contadino, di modo che possa passare inosservato. Quindi diciamo c'è una ricchezza di ruoli che fa un po' a pugni con un termine che, per quanto affettivamente caro alle persone, in termini tecnici è un termine miniaturizzante. Questa è la parola che ho scoperto si usa in questi casi. Poi è molto divertente perché è un termine femminile, cioè non c'è staffetto. E questa cosa, dicevo, il libro è costruito intorno alle fotografie e io dico a Barbara: cerchiamo qualcosa che dia un'idea, no, della ricchezza di compiti che svolgevano le partigiane, magari anche nelle fotografie ricostruite. Perché in realtà subito dopo la guerra, per creare un immaginario, per evitare che tutto andasse perduto, si scattano moltissime foto posate, no, che sono un documento eccezionale perché ti danno anche l'idea di come volevano raccontare la resistenza. Insomma, a un certo punto Barbara Berruti mi chiama entusiasta: guarda lì, ho trovato una foto pazzesca. Si vede una figura in tuta che sta passando sopra degli enormi tubi, per cui sembra la foto di un sabotaggio, no? Poi la guardiamo un po' e diciamo, dopo un po', dice, no, con tutta la buona volontà, è un uomo. E lei mi dice: ma dietro c'è scritto staffetta. E sarà uno staffetto. Allora lì è cominciata questa riflessione proprio sul fatto che in realtà il termine staffetta veniva applicato a maschi quando erano di solito molto giovani. Ne ho parlato per esempio con Claudia Pinelli, perché il suo papà, l'anarchico Pino, che fece la fine tragica che sappiamo, appunto da ragazzino era stato una staffetta partigiana, no? Orgogliosi. I bambini erano staffette, i maschi adulti erano ufficiali di collegamento, no? Allora ci ha molto divertito questa idea dello staffetto. Poi, se provate a pensarci, io ho cominciato a dire: quali sono i termini solo femminili, no? Balia, per ovvi motivi. A me è venuto in mente balletta e poi staffetta. Se ve ne viene in mente qualcun altro, poi li raccogliamo. Quindi diciamo questo tema delle staffette, della varietà di compiti appunto svolti in grande solitudine, e poi per esempio era un lavoro che richiedeva un'enorme prontezza di spirito, cioè non solo una profondissima conoscenza del territorio dove ti muovevi, no? Che fossero campagne, poi ce le immaginiamo in bici, ma ovviamente scalavano, andavano in montagna, sciavano, ne facevano di ogni. Erano da sole, dovevano improvvisare continuamente, erano esposte non soltanto al rischio del fuoco nemico, ma spesso erano esposte al fuoco amico, perché ci sono tantissime testimonianze, e qui la voce antiretorica delle donne è importante, no? Tutte dicono: prima o poi era matematico che ti toccasse rischiare la vita perché arrivavi in ritardo a un appuntamento, perché era successo qualcosa e diventavi automaticamente sospetta come potenziale spia e traditrice. Poi ovviamente tutte dicono: bisogna capire qual era il clima, no? Qual era la paura. Però questo tema delle staffette, devo dire, proprio è stato anche una parte particolarmente divertente da trovare. Io poi riporto nel libro questi due elenchi semiseri scritte da chi non te l'aspetti, perché li scrive una cattolicissima partigiana di Venezia, Ida d'Este, che in realtà nel 1953 addirittura scrive un memoir meraviglioso, e che appunto racconta che cosa una staffetta deve saper fare, che cosa una staffetta impara.
Quanto al tema della violenza, ovviamente è fortemente intrecciato al tema del rapporto col maschile. Allora, qui c'è una contraddizione radicale, cioè è vero che c'è stata questa spontaneità, questo slancio nel maternage di massa, per cui era chiaro che le donne erano pronte, si rendevano disponibili, si muovevano anche in un mondo che era stato trasformato dalla guerra, per cui le donne avevano scoperto un nuovo protagonismo, per cui erano diventate molto spesso responsabili di sfamare le famiglie, di portare avanti le attività economiche, per cui c'erano tutta una serie di elementi facilitatori. C'è questo grande slancio nel maternage di massa, però poi fondamentalmente l'impulso a creare questa prima organizzazione femminile viene da degli uomini. Ada Gobetti racconta di essere stata contattata da un vecchio amico, un avvocato cattolico, no? Per fare questa organizzazione femminile. Lei stessa all'inizio, sono bellissime le pagine del suo diario, dice: ma c'è bisogno di un'organizzazione femminile, ma perché? Ma c'è poi una questione femminile? E poi matura. Però la cosa divertente è che ovviamente la cosa su cui tutte le donne sono d'accordo, quindi c'è un impulso maschile, il nome proposto è Gruppi di Difesa della Donna e tutte si incazzano. Cioè Ada Gobetti dice: ma no, ma che brutto, ma prima di tutto è troppo lungo, ma poi difesa di che? Ma perché non ci possono chiamare volontarie della libertà come si fa per i maschi? E questo è il problema. Lì però c'è, e allora è divertentissimo perché tutte le donne coinvolte, il nome gli fa schifo, e poi però hai le comuniste, abituate a essere fedeli alla linea, che si arrampicano un po' sugli specchi e dicono: no, però se tu vuoi andare a vedere, alla fine difesa, per cui fanno la classica difesa d'ufficio della linea del partito. La cosa interessante è che la prima storia della resistenza femminile è stata scritta da due ex partigiane, esce nell'81 e si intitola Volontarie della Libertà. E questa cosa loro non la scrivono nell'introduzione, però quando conosci un po' questa storia è trasparente che loro proprio se lo sono sudato con le unghie e coi denti, perché comunque nel 44 cominciano ad esserci delle volontarie della libertà. E quindi diciamo, il nome però viene scelto perché la società, per quanto ci sia un coinvolgimento di massa delle donne nella resistenza, perché comunque il numero, ovviamente la stima è sempre al ribasso quando parliamo di queste pagine di storia, di almeno 70.000 donne coinvolte, che sono tantissime. E il problema è che la società non era pronta, quindi Gruppi di Difesa della Donna era un nome che non faceva paura alla parte più conservatrice della società, in cui c'erano moltissime donne, perché noi siamo sempre state bravissime a introiettare il patriarcato. Allora, ovviamente, dietro questo nome prudente, tu vai a vedere poi il manifesto dei Gruppi di Difesa della Donna, ed è un manifesto, cominciamo a introdurre il tema, profondamente politico. E qui c'è una cosa stupenda, che è proprio caratteristica di quella stagione, di quell'esperienza, che omeopaticamente fanno una pedagogia politica pazzesca presso donne che non avevano idea. Per cui ci sono delle pagine veramente emozionanti, delle organizzatrici, che raccontano cosa voleva dire trovarsi davanti a queste donne che volevano capire ma cosa viene dopo, ma cosa vuol dire votare, ma come cos'è la democrazia, no? E ricordano proprio questo momento ororale di vedere queste donne che si aprono come dei fiori, no? Vedere i loro cervelli che si aprono e assorbono come spugne. E quindi c'è un programma profondamente politico che vuole non solo il voto, ma per esempio la parità salariale. Quindi c'è proprio una linea di continuità tra questa esperienza dei Gruppi di Difesa della Donna e l'impegno politico successivo. Però ovviamente il problema è che quando le donne cominciano a essere attivamente coinvolte nella resistenza, viene fuori il fondo di sessismo dei compagni, assolutamente trasversale. Cattolici, comunisti, gli azionisti erano un pochettino più aperti, per quanto ci sia la partigiana Tusca che dice alla fine anche in GL nella sua squadra c'ero soltanto io, quindi non è che fossero poi... E questo è un lato in cui viene fuori questo aspetto appunto assolutamente antiretorico, infatti è uno dei motivi del lungo silenzio, no? A cui viene confinata l'esperienza femminile, perché poi quando cominciano a raccontare negli anni 70 le donne sono un fiume in piena, perché poi non si tengono un cece in bocca, quindi denunciano proprio l'ostracismo di cui sono state oggetto e sono particolarmente feroci nei confronti delle forze di sinistra, perché ovviamente dal mondo cattolico
o dai partigiani monarchici te l'aspetti. Invece dai compagni di sinistra è una brutta sorpresa. Allora lì c'è proprio questa lotta che le donne fanno, alcune con maggior vigore proprio per conquistarsi. Ovviamente lì il tema, siamo appunto in un momento in cui ancora è tutto da inventare. Allora per una donna lo standard è essere come un uomo, non c'è ancora, o è molto labile il senso di una specificità femminile, comincia a maturare, ma ancora non c'è. Per cui le armi sono la cosa che mette immediatamente una donna su un terreno di parità con un uomo. E allora lì hai che ci sono donne che rifiutano le armi perché hanno paura, alcune proprio per questioni etiche, come Lidia Menapace, e altre che invece cercano le armi. E addirittura, e questa è una cosa che ti aspetti di meno, c'è una fascinazione nei confronti delle armi in alcuni racconti, c'è in Carla Cappone, c'è in Giovanna Zangrandi, ma anche in tante altre, l'ebbrezza, no, di essere, si vede in alcune fotografie, di avere questo fucile, no, di avere quest'arma enorme, che è come la battaglia che fanno per portare i pantaloni. Lettura adesso o dopo? Ok. E poi c'è un'altra, questa è assolutamente, c'è un'altra questione ancor più taciuta della resistenza al femminile, della resistenza al femminile, ci vorrà tempo per parlarne. La questione ancor più taciuta è quella della violenza subita. Le donne che, le partigiane, non solo, siamo in guerra totale, quindi le donne, il popolo che magari fanno parte della resistenza anche in modo non così aperto, no? Continuano quel maternage di cui si diceva prima, non solo rischiano l'arresto, rischiano le torture, e fra le torture abbiamo quelle a sfondo sessuale, abbiamo le umiliazioni e abbiamo gli stupri. Di questo si continua, credo, forse a parlare poco, quasi se che quella violenza sia da nascondere, sia da lasciare da una parte, oppure sia una cosa normale che succede in guerra. In realtà è una cosa molto grande, molto grave, che porta degli strascichi anche, no, nel dopoguerra, quella impossibilità, quella violenza così intima e così devastante che moltissime donne subiscono, ma a cui appunto magari nel dopoguerra viene tolta la parola, no? A queste persone si impedisce quasi loro di raccontarlo, perché sappiamo che lo stupro a volte viene considerato quasi più, cioè sporca quasi più la vittima, no? Del carnefice. E credo che anche di questo, no? Tu parli, e credo che questo sia un altro punto, forse vale la pena ricordare. È un tema enorme, perché questa, io ho proprio sentito mentre lavoravo a questo libro che uno proprio dei fili rossi di questa storia è che è una storia di silenzio e di voce, cioè di possibilità di trovare la propria voce, che vuol dire anche trovare la propria soggettività, la propria espressione più autentica come individuo nella società, e di silenzi. E tra i silenzi, quelli che circondano la violenza sono i enormi, sono i più densi, sono i più vischiosi. E devo dire, appunto, è qui che entra anche il lavoro di Cinzia, perché chiaramente, allora, tra l'altro i profili di modernità rispetto al modo in cui la società si relaziona allo stupro sono impressionanti, cioè fanno veramente stare male, nel senso che c'è ancora moltissimo lavoro da fare, e si vede anche come in tutto il dopoguerra, no? Ci sono stati proprio dei passaggi fondamentali. Ma fondamentalmente la donna che subisce violenza è una donna sporca, è una donna che non si è difesa abbastanza. Allora noi abbiamo che c'è un partito comunista che ancora poi nel dopoguerra, non solo durante la resistenza, elogia fondamentalmente la donna che, come la santa della Chiesa Cattolica Maria Goretti, che è stata una ragazzina che ha subito un femminicidio particolarmente atroce, appunto viene fatta santa.
c'è un brano, che tra l'altro è un documento che io devo a Cinzia, no? Che cito da un suo saggio, che è un articolo che fa impressione, perché appunto viene da una pubblicazione delle Brigate Garibaldi, e c'è questo elogio della donna che resiste allo stupro, no? Meglio morire, meglio farsi ammazzare. C'è una donna che a un certo punto viene arrestata, cede, si concede a un tedesco che la ricatta, la minaccia, e per fortuna dopo la guerra delle altre donne che la difendono, no? Dicono: ma cosa preferivate che si facesse ammazzare? Questa cosa è diffusa. Allora, una prima motivazione del silenzio è che le donne non vogliono essere stigmatizzate, e peggio ancora, tacciono perché non vogliono essere la vergogna della loro famiglia e non vogliono compromettere il rapporto con la loro famiglia. E questo, guardate, che non è una cosa da contesti, come dire, marginali, disagiati, culturalmente deprivati. Teresa Mattei, che a 25 anni è nell'Assemblea Costituente, diventa anche segretaria della presidenza dell'Assemblea Costituente, quindi è una figura, una delle madri costituenti, lei racconta, tra l'altro se volete la trovate online su Rai Play, in un'intervista lo racconta poi in televisione a Gianni Minà, però lei aspetta a raccontare di essere stata stuprata dai nazisti che siano morti il marito e i genitori. Cioè, pensate il peso di una donna che subisce uno stupro magari di branco e sta zitta, perché non solo non può sperare di trovare solidarietà, ma oltretutto non vuole pesare sugli altri. Cioè, abissi. E qui dicevo, io a un certo punto mi imbatto in questo lavoro svolto da Cinzia, importantissimo, tra l'altro, perché negli anni 90 si torna a occuparsi di questo tema delle violenze in guerra? Perché la guerra torna nel cuore dell'Europa, nella ex Jugoslavia, e tornano gli stupri etnici, gli stupri di guerra, e quindi si comincia a occuparsi poi non soltanto ovviamente della donna come bottino di guerra, come la ciociara, no? Che era già stato un tema appunto che era diventato di attenzione pubblica, ma proprio dello stupro come arma di vendetta politica. E allora Cinzia, e io l'ho chiamata perché le ho detto: guarda, io non so se ti hanno ringraziato per questa cosa che hai fatto, ma tu hai salvato questa donna, no? Perché Cinzia è stata una delle ricercatrici che va a raccogliere delle testimonianze, c'è questa donna che appunto pudicamente indicata solo con un'iniziale falsa, poi Cinzia mi ha detto che possiamo dire almeno il nome di battesimo, che si chiamava Maria, che a 40 anni dal fatto, al termine dell'intervista con Cinzia sulla sua esperienza di guerra, le chiede se le può raccontare ancora una cosa, e racconta questo terribile stupro di gruppo compiuto da nazisti su più giorni, in cui oltretutto lei viene proprio data in pasto a loro dalla comunità, parroco incluso, che si vuole salvare, quindi proprio la sacrifica. E questa donna aveva provato a parlarne al marito, tornato dalla guerra, era stato in campo di prigionia, ma il marito la blocca e le dice: tu hai fatto la tua guerra, io ho fatto la mia, non parliamone più. E quindi a me ha molto commosso pensare, e per questo che dicevo che io ho voluto in qualche modo, no? Sapete come i sarti, che si vede quando un abito non è ancora pronto si vedono i segni col gesso e i punti dell'imbastitura, ho voluto lasciare nel racconto il senso degli studi a cui mi appoggio e del lavoro che c'è stato, perché poi la ricerca, secondo me, secondo noi dovrebbe essere sempre così, però noi non è che poi abbiamo troppa fortuna in questo nostro approccio, però continuiamo a crederci, c'è una fortissima componente di investimento umano che non solo anima la ricerca e la rende più viva, ma soprattutto fa sì che la ricerca abbia un impatto anche nella vita delle persone. Perché chiaramente una donna poteva rivelare una cosa del genere soltanto a una studiosa donna che va lì e la mette al centro della sua attenzione, cioè la tratta come una persona che ha da dire qualcosa di importante ed è preziosa. E però, come diceva Cinzia, il tema è che poi delle volte c'è il silenzio, che è anche il silenzio puramente post-traumatico, no?
ancora oggi molte donne che subiscono violenza non denunciano, non ne parlano, perché finché non lo dici la cosa non esiste. E lì a me ha fatto molto effetto come nelle testimonianze, anche nella memorialistica, tu vedi una lingua che adesso, alla luce dei decenni di studi che abbiamo, è proprio la lingua delle sindromi post-traumatiche. Per esempio, prima ho fatto riferimento a Ida d'Este, questa partigiana cattolica, lei scrive questo memoir, ovviamente essendo cattolicissima, si chiama Croce sulla schiena, del 53. In realtà è un memoir appunto inatteso, perché è asciuttissimo, lei è una voce chirurgica e lei ci porta dentro la stanza delle torture e poi nel lager di Bolzano. Infatti, adesso non so se qualcuno di voi lo conosce, ma io l'ho proprio riperscato un po' dal dimenticatoio e mi ha sconvolto, però erano proprio cose che non si potevano sentire in quell'anno, nessuno voleva sentire. E lei ha proprio la capacità, per esempio, di dire, senza avere la cognizione psichiatrica del fatto, descrive meccanismi dissociativi. E poi, e mi fermo su questo, perché poi il tema è che la violenza agita sulle donne è uno degli aspetti, diciamo, è il lato d'ombra di un tema che è importantissimo in tutta la resistenza, che è per le donne un scoprire in una dimensione completamente diversa la propria fisicità. Il rapporto col corpo è fondamentale per la continuità con gli uomini. L'hai sentita, quindi per una esperienza della propria sessualità e anche del proprio potere sessuale di seduzione che molte non avevano mai neanche sospettato, per la vergogna, per il rapporto con il mestro, che immaginate cosa poteva voler dire. E poi ovviamente il lato d'ombra è quando si arriva alla violenza, il fatto che la prima forma di violenza che viene agita, e viene agita nelle caserme specializzate nelle torture come viene agita nei campi, è che alla donna, e tutte le protagoniste lo dicono più o meno con gli stessi termini, che avevano dal punto di vista del corpo, della sessualità e dell'affettività un'educazione ottocentesca, neanche fascista, le fanno spogliare. E allora è straziante leggere che cos'è per queste donne l'esperienza di essere costrette a spogliarsi e umiliate. E il dettaglio veramente raccapricciante è che spesso c'erano delle donne, perché poi nella memorialistica c'è questo tema delle donne che stavano dall'altra parte, no? Prima nella lettura avete sentito il riferimento all'odio, e anche qui cosa vogliamo capire di questa storia se non ci immergiamo, no? in quei grumi di sentimenti. E però c'è questo tema proprio, per esempio Ida d'Este racconta della ferocia. Lei racconta, confessa questo pensiero che solo una donna può avere il coraggio di dirlo, no? Non sa che cosa, potrebbero farle qualunque cosa, e lei dice, io devo confessarvi che il mio primo pensiero è stato, meno male che mi ero lavata e mi ero cambiata la biancheria. E dice, mi rendo conto che è un pensiero assurdo, ma noi ci educavano così. E sapete cosa dice la donna che c'era nella sala con i torturatori? La umilia e dice, ma come sono sudice queste partigiane? E lei si sente proprio, basta. Cioè, quello è il punto in cui lei a un certo punto si stacca, perché dice, io non ce la potevo fare, non potevo vedere il mio corpo, non potevo... Ed è questo che ci danno queste testimonianze. Cioè, tu hai la grande storia e poi hai questi vissuti, e qualunque aspetto voi prendiate, che sia relazionale, che sia di pratica politica, che sia di rapporto col corpo... È questo genere di onestà e di granularità che si trova in queste testimonianze. Lettura. Un gruppo di partigiani del battaglione intitolato a Giovanni Crestani, il Gianni della Bandiera, parte delle Brigate Garibaldi, sfila per le strade di Biella nei giorni della liberazione. E nessuno sorride, nessuno. Sono tristi. Come altre fotografie, anche questa è una rarità, eppure coglie una delle vibrazioni più diffuse e profonde di quei giorni straordinari. L'aveva registrata anche il sismografo sensibilissimo della penna di Ada Gobetti, che della serata del 25 aprile attorno al fuoco fissa, subito dopo il canto, il pianto. A un tratto m'accorsi che in un angolo, in ombra, Esther piangeva.
Per lei la liberazione imminente non poteva essere gioia, perché Sandro non sarebbe tornato. Anche Carmelina aveva gli occhi pieni di lacrime. Anche per lei l'attesa era senza speranza. E nei malinconici occhi buoni della Nenne era vivo il ricordo della sorridente vitalità di un altro fanciullo per sempre scomparso. E chi poteva dire se ciascuna di noi, prima della fine, non avrebbe dovuto piegarsi ancora sotto una nuova tragedia, un nuovo lutto? Tacemmo a lungo, ognuna con la sua ansia, con la sua pena, che non era chiusa ed egoistica, ma solidale e comune, ma comunque pena. Quella stessa sera, al Borello, Ada lavora al discorso da rivolgere alle sue concittadine. Decide di dare voce a quel sentimento condiviso. Tutte le donne hanno oggi un lutto nel cuore. Fate che questo lutto non sia stato vano, dice alla piazza con semplicità. È questa la prima causa della tristezza della liberazione. Dolore a lungo trattenuto, bloccato, congelato dalla tensione costante dei nervi nell'azione, che infine può erompere senza più freni. Sentivo come una cappa di piombo, tutti i ricordi mi dilaniavano il cuore. Così, Thea Palman, partigiana bellunese, a lungo rinchiusa nel lager di Bolzano, racconta la sua liberazione. Ho messo mio fratello in collegio e sono andata via a far la cuoca in Svizzera anche per distrarmi, per togliermi dallo stesso ambiente, da tutto questo dolore che avevo dentro, che era troppo perché in 18 mesi ne ho persi 3. La madre, il padre, l'amatissimo fratello Aldo, anche lui partigiano, anzi era uno dei fondatori della Resistenza, puntualizza orgogliosa. I 20 anni miei sono proprio stati fra disgrazie e campi di concentramento. E Thea non può trovare un aggettivo per questa sua giovinezza, perché non c'è. Al lutto si mescolano dolori non meno laceranti, l'ombra nera degli stupri, delle torture, della fame, ma anche la sofferenza per i tradimenti e le delusioni, a cui si mescola il fantasma inquietante della violenza agita che si vorrebbe seppellire in fondo alla coscienza per non pensarci più. Grazie naturalmente. Ci avviamo quindi a concludere questo incontro, anche se in realtà appunto io starei ancora qua, no? Ad ascoltare queste voci che Benedetta ci sta riportando. E due cose credo ancora valga la pena un attimo di dire. E con il lutto nel cuore, una frase che mi ero segnata anch'io. E le donne hanno un'altra cosa importante da fare, quella di prendersi cura dei morti. È un ruolo che hanno, cura dei morti e della memoria immediata. Prima passavamo davanti al nostro sacrario, no? Noi sappiamo che lì fucilavano i partigiani, gettavano i cadaveri dei partigiani con l'obbligo di non sepoltura. E quindi questo credo che sia molto importante, no? È un ruolo che le donne sentono come essenziale, prendersi cura dei morti, ridare un nome ai morti, ridare una dignità ai morti che non erano stati considerati persone, non erano stati considerati uguali, ma erano qualcosa, usavano, no? Sappiamo che quando c'è un'ideologia che non è egualitaria si considerano gli altri qualcosa di inferiore, untermensch, zecche, pidocchi, questi erano i nomi, no? Quindi le donne immediatamente vogliono ridare umanità, credo che questo sia una cosa molto importante. Sì, quello è un altro tema che affiora in tanti punti e
Ma io ho visto tra l'altro qualche sera fa una bellissima versione delle supplici di Euripide fatta da Serena Sinigaglia, che è bravissima. E niente, questo tema della cura dei morti, appunto, ho cominciato a imbattermi nelle testimonianze, tra l'altro è molto bello perché in compagnia, per esempio, ci sono una madre e una figlia, e la figlia va a chiamare la madre e dire devi raccontare quello che hai fatto. Lei si era messa d'accordo con un medico legale perché proprio i nazifascisti si facevano anche punto d'onore o di usare il cadavere come propaganda, no? Come banditi, i cadaveri esposti con la scritta banditi, oppure di farli sparire in delle fosse comuni. Quindi molte donne, e giovani o meno giovani, si prendono proprio questo compito. Immaginate che cosa poteva essere, prima di tutto stare in mezzo ai cadaveri, cercare di identificarli, e poi questa donna che dà la sua testimonianza, Bianca Guidetti Serra, Angiolina Fenoglietto mi pare che sia, e lei dice, lei poi fa questo ruolo di portare la notizia alle famiglie e piangere con loro i morti, per cui veramente un ruolo antico, senza tempo, di riscoperta dell'umanità. E poi di nuovo c'è questo femminile che cura, che accoglie il dolore, che contiene il dolore, che si fa politico perché a un certo punto i gruppi di difesa della donna capiscono che non solo ridare identità, ma rendere omaggio ai partigiani diventa un gesto sommamente politico, no? Per cui ribaltano questa retorica aggressiva, no? Addirittura c'è una fotografia che io riporto che era stata diffusa come cartolina propagandistica. La trovano in tasca a un repubblichino che viene giustiziato dopo la liberazione, no? I martiri di Fondo Toce. Allora cosa fanno? A un certo punto, per esempio, ogni santi del 44, le donne del GDD organizzano una grande iniziativa per andare a infiorare i cimiteri. Allora ci sono questi racconti pazzeschi di queste donne che si ritrovano di notte, no, nella nebbia, c'è questa descrizione bellissima, ti sembra di vederle, no? E perché tutte le tombe dei partigiani e dei martiri dovevano essere infiorate, no? Allora, e poi un funerale è l'inizio della fine del fascismo a Torino, il funerale delle sorelle Orduino, che erano appunto due giovanissime antifasciste, vengono uccise come tantissime altre, però siamo nel marzo, nella primavera del 43, e la misura è colma. Allora i funerali delle sorelle Orduino diventano una grandissima dimostrazione politica. Per cui è molto forte questo tema del rapporto della morte, che ovviamente poi è una delle cause questa tristezza della liberazione, no? Una tristezza che non ti aspetti. Io mi ricordo ancora quando ho visto quella fotografia, e vabbè, quelle sono proprio le fotografie in cui capisci che c'è veramente una storia, perché poi comincia quel dopo, e anche qui vorrei, non leggo bene come voi, vi chiedo scusa, però è Giuliana Tomba che racconta dopo, in quella opera monumentale che fecero Luciano Bergondini, ma che fece Nazario Sauro Nofri, che ci portò la voce collettiva di quelle persone, e lei dice: ormai tutta la gente per le strade con una felicità che non ho più potuto vedere nei visi delle persone, la gente piangeva di gioia e ti abbracciava senza conoscerti, era meraviglioso, sembrava davvero l'inizio di un mondo nuovo, quanto sarebbe durato. E la Renata Viganò: ma io vorrei morire anche stasera, che voi tutti moriste col viso nella paglia marcia, se dovessi un giorno pensare che tutto questo fu fatto per niente. Quindi la liberazione, la felicità, ma anche la preoccupazione del mondo che deve incominciare. E anche il tuo libro in qualche modo ci parla, no? Del dopo, lancia questo dopo, anche con una bellissima citazione della Zangrandi invece in questo caso. E in realtà appunto il libro si è un po' dilatato perché ho capito che bisognava raccontare il dopo per dare il senso di cosa è stata veramente la resistenza delle donne, e le donne in realtà in larga parte lo capiscono subito, anche perché c'è stata questa esperienza che tutte, quasi tutte in realtà, testimoniano e su cui insistono, di grandissima gioia. In realtà, come dicevamo all'inizio, erano giovani partigiani, per cui c'è un capitolo che si intitola Carnevale, perché questo aspetto di, come dire,
di divertimento, di gioia, di capovolgimento per le donne è particolarmente forte, e poi c'è una gioia, diciamo, più profonda, che va oltre l'ebbrezza, diciamo così, di fare cose proibite che non avevano mai potuto fare, di avere una libertà mai avuta, che è appunto di scoprire che ci può essere una vita che neanche immaginavano, no? Allora abbiamo la sartina che dice: ma sì, a me piacevano i miei vestiti, io ero andata a lavorare a 13 anni, mi piaceva andare a ballare, volevo avere una buona clientela e magari sposarmi, e poi invece dice: poi invece alla fine sono stata partigiana, ho voluto andare in banda e basta, lì è cominciata una nuova vita, no? Allora poi sarà una sindacalista, no? E dice, poi fa anche una battuta, ovviamente tutta antiretorica, dice: ovviamente come sarta avrei guadagnato di più che come sindacalista, però capisco che c'era un altro mondo possibile. E molte intervistate negli anni 70 confessano di invidiare chi era morto. E infatti c'è un film pazzesco, bellissimo, che trovate su YouTube, Libera amore mio, di Mauro Bolognini, che è un film del 73 che esce solo nel 75. Io ho messo la locandina perché non vi dico niente, andatevela a vedere, è una vergogna, e con una grande Claudia Cardinale, ed è un film che per la prima volta ha una partigiana veramente fuori dagli schemi, una partigiana bella, assolutamente con un caratteraccio, che non riesce mai a stare zitta, che finisce al confino, una donna di grande passione, anarchicissima come suo padre, ed è un film che però parla della resistenza tradita. Infatti non vi racconto come finisce, ma è un film che infatti passa sotto silenzio, perché a metà degli anni 70 non si poteva parlare con questa libertà, perché era una ferita aperta, no? Quello che tornava, i rigurgiti che tornavano fuori del tema della, e dell'esperienza della resistenza tradita. E quindi anche qui di nuovo, Cinzia, dicevi all'inizio che c'è questo problema di eterno presente, di questa perdita del senso del passato. Io resto convinta che però è nella verità del dire le cose come stanno, anche nella loro crudezza, anche nell'esperienza della delusione, anche nel prendere le misure di quanto profondo è stato per esempio per le protagoniste il senso della delusione. Si nota nella profondità dei racconti fatti nei decenni da queste donne che quelle che riescono a reagire meglio alla delusione del dopo sono quelle che hanno, diciamo, una rete di sostegno privata, personale, che le mantiene in vita, no? Che le sostiene. E però c'è sempre questo tema. Una delle ultime voci che io cito nel libro in realtà è di una lettera che Carla Capponi scrive a una studentessa siciliana, no? Che le scrive negli anni 90. In realtà è una lettera, vabbè, Carla Capponi è una così antiretorica che dice: noi eravamo come dei gattini buttati nell'acqua, no? La grande gappista, no? Quindi anche questo non prendersi troppo sul serio. E lei dice in realtà una cosa bellissima a questa ragazza, che secondo me ci serve anche in questo momento, perché lei dice: eravamo tanti, eravamo pochi rispetto al paese, ma eravamo tanti, e c'è una grande verità in questo. E io credo che noi dobbiamo tenerci stretti a questa esperienza. Poi io devo dire, non sono una persona ottimista, però è proprio la dimensione del buio che dà maggior valore a tutte le luci che si accendono, e dà un significato a tutte le luci che si accendono. E io direi che su questo ci possiamo salutare. Grazie, grazie. Grazie. Bravissima, bravissima. Beh, vi ha aperto la mente, e soprattutto sul libro. Quindi chi volesse farselo firmare, il libro è lì in vendita, e lei si mette qua. Vieni qui, con noi.